la stimolazione fascio DIS consiste nel stimolare in maniera millimetrica precisa il tessuto di conduzione a livello della sua emergenza nodo atrioventricolare e fascio DIS. Questa si è arricchita, ripeto, negli ultimi 2-3 anni anche della stimolazione della branca sinistra, quindi un po' più sotto il fascio DIS, attraverso l'avvitamento dello stesso catetere attraverso il setto, quindi fino ad affacciarsi all'aspetto sinistro del setto interventricolare, laddove decorre la branca sinistra. Viene fatto con dei cateteri a vite e, a differenza della stimolazione classica, tradizionale, in cui si mette un catetere in apice che grosso modo cade in questo grosso buco che è la valvola tricuspide, richiede una certa perizia, una certa non indaginosità, però sicuramente perizia nel localizzare e sistemare il catetere. L'unico aspetto parzialmente negativo è che il fascio DIS può avere dei parametri elettrici lievemente peggiori rispetto alla stimolazione tradizionale, viceversa le esperienze pubblicate sino ad ora della branca sinistra su migliaia di pazienti hanno dimostrato invece che i risultati elettrici sono ottimali. Le prospettive sono e sembrano entusiasmanti, perché tutto il mondo adesso sta guardando al cosiddetto pacing del sistema di conduzione. Gli studi ongoing sono moltissimi, c'è moltissima ricerca, quindi come scritto anche nelle linee guida sicuramente questo grosso interesse produrrà degli studi scientifici che quindi cambieranno anche le linee guida. L'ultimo appunto alle linee guida è che sicuramente debbono aggiornare in maniera più frequente, sicuramente, perché se pensiamo che le ultime linee guida sono del 2013 al 2018, 8 anni in medicina sono veramente un'infinità. Quindi gli eventuali aggiornamenti devono essere fatti, a parer mio, appena sono disponibili i dati.